Le apparizioni di Fatima raccontate da Suor Lucia. Prima apparizione. L'angelo. Si stava giocando da qualche momento ed ecco che un vento forte scuote gli alberi e ci fa alzare gli occhi per vedere cosa succedeva, perché il giorno era sereno. Vediamo allora che sopra l'uliveto viene verso di noi quella figura di cui ho già parlato. Era l'angelo della pace. Arrivato a noi ci disse: «Non abbiate paura, sono l'angelo della pace. Pregate con me». Inginocchiatosi per terra, curvò la fronte fino al suolo e ci fece ripetere 3 volte queste parole: «Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non vi amano». Poi, alzandosi, disse: «Pregate così. I cuori di Gesù e di Maria stanno attenti alla voce delle vostre suppliche». Le sue parole si impressero così forte nel nostro spirito che noi non le scordammo mai più. E da allora noi trascorrevamo lunghi periodi di tempo così prosternati, ripetendole a volte fino a cadere dalla stanchezza. Seconda apparizione angelica. Passò un bel po' di tempo e un giorno d'estate che eravamo andati a passare la siesta a casa, stavamo giocando. Improvvisamente vedemmo la stessa figura e dice: «Che cosa fate? Pregate, pregate molto. I cuori di Gesù e di Maria hanno sopra di voi disegni di misericordia. Offrite costantemente all'Altissimo preghiere e sacrifici». «Come dobbiamo sacrificarci?» domandai. «Di tutto quello che potrete. Offrite un sacrificio in atto di riparazione dei peccati con cui lui è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. Attirate così sopra la vostra patria la pace. Io sono il suo angelo custode, l'angelo del Portogallo. Soprattutto accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze che il Signore vi manderà». Terza apparizione angelica. Passò del tempo e andammo a pascolare. Appena arrivati, ci mettemmo in ginocchio con la faccia a terra e cominciammo a pregare: «Mio Dio, io credo», eccetera. Quando vediamo sopra di noi una luce sconosciuta e vediamo l'angelo che aveva nella mano sinistra un calice sopra il quale stava un'ostia sospesa, dalla quale cadevano alcune gocce di sangue dentro il calice. L'angelo si inginocchia vicino a noi e ci fa ripetere per 3 volte: Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori». Prima apparizione della Vergine Maria. Eravamo così vicini che ci trovammo dentro alla luce che la circondava e che lei diffondeva. Allora la Madonna ci disse: «Non abbiate timore, io non vi faccio del male». «Di dove siete?» le domandai. «Sono del cielo». «E che cosa volete da me?» «Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà inviarvi in atto di riparazione dei peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori?» «Sì, vogliamo».
Avrete dunque molto da soffrire, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto. Fu al pronunciare queste parole che aprì per la prima volta le mani, comunicandoci una luce molto intensa, come un riflesso che da essa usciva, che ci penetrava nel petto e nel più intimo dell'anima, facendoci vedere noi stessi in Dio, che era quella stessa luce. Passati i primi momenti, la Madonna aggiunse: recitate il rosario tutti i giorni per ottenere la pace per il mondo e la fine della guerra. Seconda apparizione della Vergine Maria. Vorrei chiedervi di portarci in cielo, domandai. Sì, Giacinta e Francesco li porterò presto, ma tu resterai qua ancora un po'. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Lui vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Resto qui sola? Domandai afflitta. No, figlia. E tu soffri molto per questo? Non ti scoraggiare, io mai ti lascerò. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio. Davanti al palmo della mano destra della Madonna c'era un cuore circondato di spine che pareva vi stessero conficcate. Comprendemmo che era il cuore immacolato di Maria, oltraggiato dai peccati dell'umanità, che voleva riparazione. Terza apparizione della Vergine Maria. La Madonna disse che era necessario recitare il rosario e continuò: sacrificatevi per i peccatori e dite molte volte, specialmente quando fate qualche sacrificio: o Gesù, è per vostro amore, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Seguì la visione dell'inferno. Avete visto l'inferno dove vanno le anime dei poveri peccatori? Per salvarle Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quello che io vi dirò, molte anime si salveranno e ci sarà la pace. Se ascolteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e ci sarà pace. Se no, diffonderà i suoi errori nel mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte, alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Quando recitate il rosario, dite alla fine del mio mistero: o Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Seguì un istante di silenzio e domandai: non volete più nulla da me? No, per oggi non voglio più nulla. Sesta ed ultima apparizione della Vergine Maria. Uscimmo di casa abbastanza presto. Il popolo era presente in massa, la pioggia torrenziale. Mia madre, temendo che quello fosse l'ultimo giorno della mia vita, volle accompagnarmi. Nemmeno il fango dei sentieri impediva a quella gente di inginocchiarsi nell'atteggiamento più umile e supplichevole. Arrivati alla cova d'Aira, vicino all'Elce, spinta da un movimento interiore, chiesi alla gente di chiudere gli ombrelli per recitare il rosario. Poco dopo vedemmo il riflesso della luce e subito dopo la Madonna sull'Elce. Che cosa volete da me? Voglio dirti che si faccia qui una cappella in mio onore, che sono la Madonna del Rosario, che si continui sempre a recitare il Rosario tutti i giorni. Io avevo alcune cose da chiedervi, se guarivate alcuni ammalati, se convertivate alcuni peccatori, eccetera. Alcuni sì, altri no. È necessario che si correggano, che domandino perdono
per i loro peccati. E assumendo un aspetto più triste, non offendano più Dio nostro Signore, che è già molto offeso. Le parole di Maria a Fatima, così come i racconti dei Vangeli che ci parlano dell'inferno, non devono farci irrigidire nel terrore. Al contrario, essi ci insegnano l'amore di Gesù che vuole evitarcelo. Egli ha mandato Maria per metterci in guardia e per darci lo strumento per non andarci, il rosario.